sotto la vetrata di cui abbiamo sentito di che cosa si tratta, cioè l'ordinazione episcopale di San Valentino da parte di San Feliciano. Qui sotto abbiamo gli ultimi vescovi sia di Foligno come di Terni. Siamo veramente molto commossi nella benedire questa vetrata, alla presenza anche delle maestranze che hanno operato tutto questo. E chiedo a Monsignor Domenico Sorrentino di benedire questa vetrata, quest'opera, e anche questi ragazzi che l'hanno eseguita e i loro insegnanti. Benedica questa opera di arte di fede, di valentità, di Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Ringrazio Monsignor Sorrentino, Domenico Sorrentino, arcivescovo, il nostro nuovo vescovo, che ho avuto il piacere di conoscere due giorni fa, e ringrazio i ragazzi, perché questa vetrata fa parte di un progetto scuola-lavoro e alternanza scuola-lavoro. È un progetto che in qualche modo mi dà il capire, cioè dare ai ragazzi la possibilità di mettere in pratica i propri sogni e le proprie capacità, e di capire che con l'etica e con il lavoro si può anche raggiungere delle altre vette. Noi sabato eccellenza abbiamo acceso anche una luce, perché la prima vetrata che Lions Club ha donato nel 1993 è visibile di notte verso l'esterno, proprio perché è una luce, Valentino, per la città, e noi speriamo che la luce e il colore sia di buon auspicio in un periodo così malinconico come questo. Grazie. Grazie alla Lions Club, grazie al maestro, perché è l'ennesimo dono che viene fatto alla nostra città, alla nostra comunità, attraverso questa vetrata che impreziosisce la Basilica del Santo. Quindi è un modo per mostrare l'amore che noi abbiamo nei confronti di San Valentino, e anche quella necessità di riappropriarci della sua figura, del senso del sacro legato al nostro santo patrono, che è vero che è un santo molto mondano, ma è anche un santo che necessita di essere recuperato nella sua dimensione più profonda dalla nostra comunità cittadina. Grazie veramente di cuore, grazie eccellenza per la sua presenza, per aver celebrato, e grazie a voi per tutto quello che fate, non soltanto per la fatica, ma per tutto il suo ospedale, che vuole tornare. Grazie veramente, buon San Valentino. Grazie.